Ciao ragazzi, bentornati qua nel mio canale YouTube. Finalmente torno a parlarvi di tablet e lo faccio con questo Lenovo P11 che non è più recentissimo, però mi mancava da provare. E siccome vi ho consigliato tanto il Samsung Tab A8 con cui mi sono trovato veramente bene, beh, mi pareva il minimo cercare di provare, di capire anche come vanno questi Lenovo che invece tanti altri consigliano. Ecco, in questo video vi parlo di lui, dei suoi pregi e naturalmente anche dei suoi difetti. Come in ogni mio video però ragazzi, prima di cominciare lo sapete che ci sono un paio di cose che vi chiedo sempre. Il primo è quello di seguire il canale Telegram di Litech per non perdervi tutte le offerte, anche quelle riguardo ai tablet. E la seconda cosa, quella che se vi piacciono i miei video e i miei contenuti, beh, non dimenticatevi di fare una cosa che non vi costa nulla ma è fondamentale per il canale, ovvero lasciare un like ed eventualmente iscrivervi se già non l'avete fatto. Ma insomma andiamo a parlare un attimo di questo tablet. Prima di tutto analizziamo un attimo le sue caratteristiche costruttive, che anche lì ci sono cose buone e cose un po' meno buone. Tra le cose buone sicuramente da segnalare proprio la sua qualità, il fatto che non ci siano sbavature, che tutto è fatto bene. C'è una banda superiore gommata che è veramente carina, proprio da toccare, così quando lo utilizzate vi dà un po' di grip che decisamente non guasta. Il resto è fatto in alluminio classico. Naturalmente abbiamo sulla parte superiore, su un lato, la fotocamera con il suo flash LED e dall'altro lato c'è la scritta Lenovo, che però è bella, incisa, dona proprio quel tocco di classe, insomma, mi è proprio piaciuta. È un dettaglio, ma sapete che a me i dettagli piacciono. Tra le altre cose, comunque, nonostante sia un 11 pollici, riesce a mantenere un peso che secondo me è tutto sommato adeguato. Siamo sotto i 500 grammi, che è un po' la soglia che mi pongo sempre per considerare un tablet realmente comodo. Siamo infatti a 490 grammi per 7,5 mm di spessore, quindi proprio un classico. Sui fianchi, che sono anche quelli in alluminio, a parte ovviamente dove c'è la zona gommata, ci sono quattro speaker veramente potenti, ben calibrati. Mi piacciono che siano sui lati corti, anche se a tutti gli effetti poi andiamo a chiuderli quando, soprattutto i due inferiori, quando lo teniamo in mano, però tutto sommato ci sta. Poi sono ottimizzati con Dolby Atmos, quindi veramente tutto molto bene. Sul fianco corto c'è anche la Type-C, che è di tipo 2.0. Ci sono dall'altro lato i pulsanti di accensione e spegnimento, anzi il pulsante, mentre i bilancieri per il volume sono posti nel lato lungo, proprio lì dove c'è anche lo slot micro SD, insieme naturalmente all'alloggiamento SIM se il vostro modello ce l'ha. Ecco, in tutto questo avrete notato che ci sono dei grandi assenti, veramente dei grandi assenti. Il primo importante dal mio punto di vista in un tablet è il fatto che manca il jack per le cuffie. La seconda cosa, come avrete anche questo notato, non c'è un sensore di impronte. Questo in parte viene colmato dal fatto che c'è riconoscimento con il viso via software, che comunque funziona discretamente, diciamo proprio non benissimo, ma comunque funziona. E poi in compenso, ad aggiungere tutto quanto, diciamo, alla dotazione, c'è anche la vibrazione. Ecco, naturalmente tra le cose principali che si guardano in un tablet, poi c'è anche il display, che qua c'è veramente un ottimo display perché è il classico 11 pollici 2K, ma con un'ottima, diciamo, qualità proprio del pannello. E in effetti, se andiamo a vederlo nel dettaglio, è uno schermo IPS, appunto, come vi dicevo, da 11 pollici, risoluzione 2K. Sono belle le cornici perché sono simmetriche su tutti quanti i lati, e questo poi, abbinato al fatto che le cornici non sono particolarmente importanti, abbiamo un rapporto schermo-area di visione di circa l'85%, che vuol dire che insomma è ottimo. Abbiamo poi la certificazione Netflix per l'alta risoluzione, e questo, anche questo, diciamo, aiuta. E in più c'è da segnalare che la luminosità massima da 400 nit, che sono proprio i classici valori che ci permettono di utilizzarlo abbastanza serenamente anche in esterno, naturalmente non sotto la luce diretta, ma insomma se vi trovate un po' di ombra va tutto sommato bene. Oltre a queste cose devo dire che c'è una soluzione
passatemi il termine interessante, lato hardware, perché abbiamo uno Snapdragon 662 abbinato poi nel mio caso a 4 GB di RAM DDR4 e 64 GB di memoria di tipo UFS 2.1. Ecco, dicevo una soluzione particolare perché ha trovato un po' il suo tempo ormai, però nonostante questo le prestazioni sono mediocri, diciamo che alla fine sono del tutto similari a quelle di un Samsung Tab A8 che ha un processore più recente ma forse di categoria inferiore. Ecco, i lag, mettetevela via, ce ne sono diversi, soprattutto se andate e cercate di fare le cose in velocità noterete qualche lag, ma soprattutto poi il suo limite alla fine è nei giochi. Se andate ad aprire giochi più recenti, lì naturalmente trovate davvero grosse mancanze, però insomma nell'utilizzo qua classico quotidiano da divano, anche per le classiche app che si utilizzerebbero su un tablet, devo dire che è approvato, va bene. Questo processore tra l'altro utilizza in modo davvero corretto la batteria, perché qui abbiamo una batteria che è interessante perché è quasi da 8000 mAh, quindi veramente interessante. Il produttore dichiara 13 ore quasi, mi pare, di riproduzione. Ecco, probabilmente non ci arriva a 13 ore, ma io vi dico che nella visione di un film di circa 2 ore, forse qualcosa meno, quello che ho consumato alla fine è stato un 15-18%, quindi insomma non siamo lontanissimi poi alla fine da quanto aveva dichiarato proprio il produttore. A questo poi va aggiunto che secondo me un suo punto forte sono le fotocamere, perché abbiamo sulla parte qua posteriore una fotocamera che è da 12-13 megapixel con messa a fuoco automatica e il suo bel flash, e poi sulla parte frontale invece abbiamo una 8 megapixel. Ecco, mi soffermo un po' di più sulla fotocamera frontale perché alla fine tantissimi poi lo utilizzano per zoom, per videochiamate, per Skype, insomma per queste cose. Ed è interessante che la fotocamera frontale ha una risoluzione anche video di Full HD, e questo permette tra l'altro quindi di avere e fare video, anche videochiamate, di una qualità maggiore della maggior parte dei notebook che si trovano su prezzi anche da 400-500 euro. Quindi sotto questo aspetto lui è veramente molto interessante. Tra l'altro ci sono anche dei microfoni veramente ottimi, quindi anche in questo senso ragazzi, se pensate di utilizzare per videochiamate, per zoom, per queste cose, lui veramente va alla grande. Per quanto riguarda invece la fotocamera posteriore, lì c'è da dire che appunto quel fatto di avere la messa a fuoco aiuta tantissimo se dobbiamo andare a scansionare qualcosa, scannerizzare magari un documento, un libro, qualcosa del genere, insomma si riesce a fare tranquillamente. Tra l'altro è presente anche proprio una funzione dedicata nell'app fotocamera che permette di aiutare a fare questo in modo migliore. In tutto questo quindi vi ho parlato bene di questo Lenovo Tab P11 e che a tutti gli effetti mi è piaciuto, però c'è una cosa che veramente mi lascia tanto l'amaro in bocca ed è il fatto che lui è uscito con Android 10, adesso ha Android 11 e quindi non ha ancora Android 12. È una mancanza dal mio punto di vista, ma la cosa veramente assurda in tutto questo è che Lenovo comunque non è che l'ha lasciato lì, perché continua a aggiornarlo, continua a starci dietro. Per dirvi, adesso siamo a gennaio 2023, però è stato aggiornato con le patch di sicurezza di dicembre 2022. Il software poi, devo dire che tutto sommato va benone, non ci sono grosse mancanze, non ci sono difetti, non ci sono problemi evidenti, e in più non ha particolari personalizzazioni, quindi lui è anche leggero. Ci sono delle cose che lo rendono secondo me abbastanza unico e, ripeto, abbastanza interessante, che non sono, vabbè, le gesture classiche che ci sono, ma è la modalità operativa che permette quindi di utilizzarlo in ambito Android, però come se fosse un notebook Windows, quindi con le vostre finestre, con proprio le classiche finestre di Windows. E questa cosa è veramente interessante, considerando anche, diciamo, il prezzo al quale lo si trova adesso. E in più possiamo abbinarci anche una penna, eventualmente anche la tastiera, anche la sua originale, anche se purtroppo il costo, ve l'anticipo, è davvero elevato. Però insomma, eventualmente trovate quelle di concorrenza, qualcosa meno, vi adeguate e riuscite a farvi una sorta di notebook in versione Android, relativamente poco. Quindi insomma, alla fine cosa vi devo dire? Che lui
è un bel tablet con diverse cose interessanti, di gran qualità sicuramente. Spesso lo si trova in offerta a 200 euro, che è un prezzo veramente sensato, ed è tutto sommato veramente un bel concorrente di Samsung Tab A8. Naturalmente c'è una mancanza a livello di software, perché Tab A8 già Android 12 è più aggiornato, meglio aggiornato più che più aggiornato, ed ha un software secondo me un pochino più rifinito, un pochino più completo di questo, che comunque è completo, ma insomma qualche piccola sbavatura c'è. Però tutto sommato, ripeto, è una soluzione interessante ed è migliore del Tab A8 per qualche aspetto. Il primo, come vi dicevo, che qua si può abbinare una penna, che la connessione wifi qui è abbastanza migliore, l'ho provato anche qua in diverse circostanze, ma veramente la connessione wifi è decisamente ottima, e abbiamo una ricarica che arriva a 20 watt contro i 10 watt classici del Tab A8, quindi insomma una ricarica che qui avviene veramente in modo più rapido, e un display anche che secondo me anche in questo senso è leggermente migliore. Quindi sì, lui è una valida alternativa al Samsung Tab A8. Certo, insomma, sì, però secondo me non avete nessun altro Samsung in casa, altrimenti c'è qualche integrazione carina che si può fare con un Samsung smartphone, un Samsung tablet. Detto questo, ragazzi, io spero di aver esaurito un po' tutti gli aspetti che potevano interessarvi su questo tablet. Se questo video vi è piaciuto, non dimenticate, come vi ho detto all'inizio, di lasciare un like, condividere questo video e eventualmente iscrivervi al canale. E se vi va, noi ci rivediamo ad un prossimo video.